Sì, forse il Piacenza ha pagato due disattenzioni, si può dire, in questa partita. Quella iniziale e quella sul gol del loro numero 9. Ma sì, diciamo che sono venuti da episodi facilmente male leggibili, però sfortunato il secondo, che era un calcio d'angolo che gli abbiamo regalato, però non c'è tanto da recriminare. La squadra ha dato tutto, ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità. Siamo stati molto meno brillanti nelle ultime partite. Evidentemente abbiamo pagato qualcosa, però è anche normale, controllavamo un'ottima squadra che stava meglio e oggi ha fatto meglio di noi. Più rabbia o più rammarico? No, niente, la squadra ha fatto qualcosa di incredibile, questi giocatori veramente sono arrivati fino all'ultima giornata dando tutto e veramente fino all'ultima energia, fino all'ultima goccia di sudore l'hanno data in campo oggi. Ripeto, abbiamo fatto una grandissima semifinale con un dispendio incredibile di energie. Potrebbe anche essere questa la chiave del gol a freddo. Ci sono tante chiavi di lettura che possono essere state questa partita, ma non sappiamo niente, anche perché l'annata è stata veramente incredibile. E come sono state incredibili anche questi tifosi che anche oggi sono venuti numerosissimi e ci hanno veramente sostenuto in tantissime. Per adesso è una giornata del 5 giugno. D'estate, veramente grandi, grandissimi anche loro come la squadra. No, Jacopo, una delusione, arrivata al termine di una partita combattutissima, poteva vincere sia la Viterbese che Piacenza, stavolta la Piacenza non è riuscita a piazzare la zampata decisiva. Sì, c'è rammarico soprattutto perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un'annata pazzesca, che comunque rimane tale. Mi piace anche rammarico, anche se abbiamo trovato veramente un'ottima squadra, una di quelle forse che mi ha impressionato di più tutto l'anno. Una brillantezza che alla fine del campionato è stata veramente sorprendente, secondo me alla fine è stata quella che ha fatto la differenza. Forse all'inizio avete accusato il colpo per il gol subito dopo 34 secondi, vi ha condizionato? Quanto vi ha condizionato? Ma più che altro, come dici tu, può essere stato anche il gol all'inizio, ma proprio nella prima mezz'ora non siamo riusciti a esprimere sempre il nostro gioco, lo lanciavamo troppo lungo, non riuscivamo a trovare fraseggi rasoterra che di solito ci riescono a giocare palla a terra così, quindi abbiamo buttato via tra virgolette la prima mezz'ora, poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo trovato il gol del pareggio e da lì in poi è stata combattuta fino alla fine. Capitan Mattea, se arriva una punta d'amaro nel finale di una stagione perfetta, cosa non ha funzionato oggi? Cosa ha funzionato? Diciamo che col gol a freddo sicuramente non ci ha fatto giocare da circa mezz'ora come di solito giochiamo. Non riuscivamo a fare il nostro gioco, però devo dire che abbiamo giocato contro un'ottima squadra e che forse fisicamente oggi sta anche un po' meglio di noi, perché venerdì, a parte loro pomeriggio, hanno giocato. Dopo mezz'ora, un tempo, non so, stanno già 4-0, quindi hanno gestito anche la partita in una certa maniera. Noi invece venerdì sera abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra come il Puglia, abbiamo speso veramente tanto. Quindi forse ha inciso il maggior sforzo che voi avete fatto venerdì? Sì, non è una scusante, perché non voglio. Abbiamo giocato contro la Viterbese, che è una grande squadra, però sicuramente noi venerdì sera abbiamo speso veramente tanto con il Puglia. Invece loro pomeriggio, alle 5 e mezza, hanno giocato e dopo mezz'ora stavano già 3-4-0, la partita l'hanno un po' gestita, diciamo.